La Provercelli torna a giocare davanti al pubblico amico e ospita la Sanremese. Le condizioni del campo sono difficili a causa della nevicata, grande il lavoro della società per sgomberare il campo. Il Provercelli che deve fare a meno dello squalificato Calvi e Braghin disegna la seguente formazione: Valentini, Pigoni, Donida, Ranelucci, Di Sabato, Labriola, Rosso, Marconi, Ghezzi, Bonomi e Santoni. Provercelli che vuole il risultato pieno e parte subito decisa. Al quarto c'è una bella azione personale di Santoni che si porta al tiro, la conclusione viene ribattuta dal portiere della Sanremese Petruzzelli. Si va al sesto quando da una punizione di Bonomi la palla giunge a Ghezzi che va alla deviazione ma termina poi alta. Si vede la Sanremese che gioca un calcio roccioso, molto agonistico, al quattordicesimo con una punizione di Papa che termina fuori. Al 17° ancora Provercelli, Bonomi innesta Ghezzi che va in rovesciata in gol, ma l'arbitro annulla su segnalazione del guardialinea per posizione di fuorigioco. Al 27° da destra pericolosa incursione di Di Sabato, si salva con affanno la retroguardia della Sanremese. Al 32° ancora dirompente Santoni che da sinistra entra in area, cerca il tiro. C'è una respinta di Petruzzelli, la palla è buona per Marconi che con lo specchio della porta libero però calcia alto. Secondo tempo, al nono spunto di Ghezzi, la conclusione è alta. Al 17° punizione di Rosso, colpo di testa di Labriola che butta la palla ancora in area, il più lesto è Di Piazza che supera in questo caso un incerto Petruzzelli per l'1-0 per la Provercelli, gol che deciderà la partita. La Sanremese cerca di essere un po' più insidiosa, al 21° cross da destra di Chierletti per Moronti, ma la conclusione viene sventata. Al 23° ancora Di Piazza per Ghezzi in contropiede, Ghezzi però ha un aggancio difficile della palla al momento del tiro. E poi ancora 4 minuti dopo, al 27° fuga di Piazza, bel cross dentro per Ghezzi che però viene ostacolato in modo regolare a detta dell'arbitro. E sfuma questa opportunità per una Provercelli che ha saputo soffrire su un campo difficile e anche a colmare l'assenza importante di Calvi, 3 punti che lanciano in alto la formazione di Mister Braghino.